Allora, il lavoro in corso, abbiamo la riqualificazione di Viale Stazione fino all'intersezione con Viale Tondo, quindi fino all'altezza della Banca Intesa. Vanno avanti, abbiamo incontrato grandi difficoltà a causa dei sottoservizi, però diciamo i problemi ora più grossi sono stati risolti. Contiamo di definire questa prima parte di intervento per diciamo, la prima metà di gennaio. Credo che sicuramente nella settimana prossima si concluderà la posa della prima parte di marciapiede. La cosa importante è che comunque lo spazio sia stato reso fruibile, anche se voglio dire, è un semicantiere, però si riesce a passare perché in precedenza, insomma, questo lavoro aveva creato gravi disagi anche alla mobilità, al passeggio, quindi all'accesso all'area più richiesta che è quella del centro storico. Oltre a questi lavori sono in corso anche i lavori sull'antico sedile, insomma stanno procedendo a ritmo sostenuto, quindi contiamo di concluderli entro, forse per Natale potrebbero essere proprio conclusi. Largo via Fratelli Vianeo e anche altro cantiere, spero che nella prossima settimana questo cantiere venga chiuso. Purtroppo la complessità del lavoro su Viale Stazione e i disagi comportati alla viabilità ci hanno costretto a ritardare altri interventi programmati. Mi riferisco in particolare al Largo Cannone, che è quel sito che sarà interessato da un restyling molto importante che si estenderà a tutta Via Libertà fino a riguardare anche la stessa discesa che porta alla chiesa del convento e giù a mare. Tanti sono gli interventi pronti a partire, anche in altre viuzze del centro storico, quindi andremo ad ampliare l'area già interessata dai lavori di riqualificazione, quindi lavori che partiranno appena terminato l'intervento su Fratelli Vianeo, via Fratelli Vianeo, quindi dopo le feste partiranno per essere completati nel giro di qualche mese.